a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare un'altra navicella, un'altra culletta per i bambini. Quindi vedete, questo è il risultato della mia culla ed è quella che andremo a realizzare insieme. Per realizzare queste cullette, ovviamente tutto il materiale che vi sto elencando lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e occorre per prima cosa una base in legno. Vedete che la mia culletta qui ha una base in legno preforata. Queste basi noi ne abbiamo di due misure, una 30x60 più piccolina, che diciamo indichiamo che va bene per 0-3 mesi del bambino, e poi una più grande 35x70 cm, che indichiamo che va bene da 0-6 mesi. Io ho realizzato la culla con la misura più grande, quindi in questo tutorial vediamo come realizzare la culla con la base 35x70 cm. In un altro tutorial, che vi lascio il link qui sotto in descrizione, invece ne ho realizzato un'altra culletta con la base più piccina, quindi magari per vedere i punti e quant'altro potete basarvi sui due tutorial per le due misure di culla. Inoltre, rispetto al tutorial precedente, un'altra novità che ho usato per realizzare questa culletta è che ho un nuovo tipo di fettuccia. Questa qui che vedete, che ho utilizzato. Allora, io ho fatto la culla quindi un colore neutro, quindi ho usato un verde Tiffany e il bianco. Allora, questa fettuccia sono bobine da 700 grammi ed è una fettuccia 90% cotone e 10% elastam, quindi è leggermente elasticizzata ma è in cotone e resta leggermente più rigida rispetto alla licra o la microfibra o quant'altro. È abbastanza facile da lavorare, si lavora abbastanza bene. Ci sono diversi colori, anche questa la trovate sempre sul nostro sito. Per realizzare questa culla di questa dimensione ho utilizzato 4 bobine, 2 per colore, quindi 2 verdi e 2 bianche, e ne ho avanzata un pochettino di ognuna con gli avanzi andrò a realizzare una borsa coordinato porta tutto che vi farò vedere in un prossimo tutorial. Quindi 4 bobine per questa misura di culla. Se usate la base più piccola, io ve ne consiglio 2/3 in base al motivo che fate, ovvero se fate un motivo semplice a righe come questa qui potete tranquillamente fare una bobina e una bobina per colore. Se invece fate motivi più complicati o prevalenza di un colore rispetto a un altro, è meglio fare 2 bobine del colore principale e uno dell'altro. Questo dipende un po' dal motivo che volete realizzare la vostra culla, ok? Io qui non ho fatto motivi complicati, come potete vedere non ho fatto creche, non ho fatto intrecci di colore, perché volevo farvi vedere proprio i punti e passo passo come si andava a realizzare la culla. Quindi il motivo è molto semplice per questo motivo, perché c'è già, diciamo, per chi non ha mai fatto la culla, la difficoltà di imparare e vedere proprio come si realizza e si struttura la culla, e quindi non mi sembrava il caso di aggiungere ulteriori complicazioni con punti particolari. La culla è semplice proprio per questo motivo, ma comunque secondo me è molto d'effetto, e anche questo cambio di righe è molto bello. Un'altra precisione che voglio farvi sulla fettuccia è che per ottenere questo risultato, come potete vedere poi nella lavorazione, ho messo la fettuccia doppia, quindi ho lavorato sia il verde che il bianco a doppio filo, uno preso dall'esterno e uno preso all'interno del gomitolo, ma vedete tutto più avanti nella lavorazione, andando avanti con il video. E un'altra cosa che voglio farvi vedere è che le fettucce, derivando da materiali 100% riciclati delle industrie tessili, non sono dei filati fatti apposta da un macchinario, quindi non sono regolari come un classico cotone o una lana, sono dei filati un po' più particolari che bisogna cercare di adattarsi lavorando per ottenere il risultato migliore. Questa precisazione perché le fettucce non sono tutte uguali, né come bagno di colore né a volte come dimensione o proprio lo stesso identico materiale, possono variare. Ad esempio, se guardate, questa fettuccia bianca è leggermente più stretta rispetto alla fettuccia verde. Di poco, ma un pochettino lo è, ok? E questa è anche leggermente più spessa, mentre questa è un materiale leggermente più sottile. Ho deciso di metterla doppio proprio per dare maggiore consistenza alla culla, e come potete vedere l'ho ottenuta, e mettendola doppia ho anche, diciamo, annullato la differenza, la lieve differenza che c'era tra i due colori.
rispetto al materiale, anche perché se questa è leggermente più grossa, questa è leggermente più rigida, sta più in forma, e quindi doppiandola ho pareggiato e ho lo stesso, diciamo che ho ottenuto la stessa identica consistenza, ok? Quindi si devono lavorare in questo modo e si deve cercare di adattarsi leggermente al tipo di filato che uno ha, ok? Però diciamo che tutto sommato si lavora bene e appunto io sono molto soddisfatta del risultato, mi piace forse addirittura di più di quella che avevo realizzato in precedenza. Poi abbiamo fatto delle varianti, ho fatto anche la cupola in un altro modo e quindi sono proprio contenta, il risultato mi piace, spero che piaccia anche a voi. Vi lascio il tutorial, non mi dilungo in altre chiacchiere, qui all'interno c'è materassino e cuscino, ecco ve lo faccio vedere. Cuscino e materassino foderati in tessuto, anche questi li potete sempre trovare sul nostro sito, ci sono delle due misure relative alle basi che scegliete. Quindi andiamo al tutorial e buona realizzazione a tutte. Allora, partiamo a realizzare la nostra culla facendo il primo giro dove dobbiamo entrare nei fori. Allora, primo giro io lo andrò a lavorare con un uncinetto numero 7, dopodiché passerò a lavorare tutta la lavorazione con il numero 8. Allora, per iniziare io inizio esattamente qui. Allora, vedete che la base di compensato fa qui dove inizia la curva questo piccolo angolo, questo piccolo spigolino, ok? Inizieremo proprio dal foro qui vicino a questo piccolo spigolo, ok? Questo è dove inizieremo a lavorare tutta la curva e la curva avrà 5 aumenti, quindi da questo foro qui che inizia da questo spigolo fino al foro che arriva all'altro spigolo, adesso vi farò vedere come andremo a fare 5 aumenti nella parte della curva che poi andrete a ripetere anche da questo lato, sempre da spigolino, vedete, dal foro corrispondente allo spigolino fino di qua al foro corrispondente allo spigolino, quindi non potete sbagliarvi perché quello, il punto di riferimento per l'inizio della curva, diciamo, e dove inizieremo proprio a lavorare è questo. Quindi partiremo a lavorare la nostra fettuccia, la lavoreremo doppia, queste sono le bobine che andremo ad utilizzare, un cappietto lo prendiamo qui dal centro della bobina che lo tirate fuori, l'altro andiamo a prenderlo qui. Ecco, questo è l'altro inizio, quindi vedete che ho preso i due capi della stessa bobina, vado a metterli insieme perché andremo a lavorare tutta la culla con la fettuccia messa doppia, ok? Per dargli una maggiore consistenza. Quindi partiamo subito, vedete che come vi dicevo io parto da questo forellino, quindi vado a destrarre il filo. E adesso andiamo a fare una maglia bassa. Come vi dicevo, dobbiamo andare a fare 5 aumenti nel corso della curva. Il primo aumento lo andiamo a fare subito nel primo punto, quindi qui sono entrata e ho fatto una maglia bassa, rientro nello stesso foro e ne faccio una seconda. L'uncinetto che sto usando è persino leggermente grosso e se avete un 6 potete anche usare un 6 per fare il primo giro perché per passare nei fori stenta un po'. Adesso io vado avanti con questo. I successivi 4 fori andiamo a lavorare una maglia per foro senza aumenti. Quindi entro nel foro e faccio la mia maglia bassa. Stessa cosa per il foro seguente. Stessa cosa per il terzo e stessa cosa per il quarto. Voilà, adesso nel prossimo foro invece andremo di nuovo a lavorare un aumento, quindi faremo 2 maglie basse di nuovo nello stesso foro, quindi vedete che ne faccio una, rientro e vado a fare la seconda. E voilà,
In questo modo. Adesso nei successivi di nuovo 4 punti vado a lavorare le ma- nei 4 fori, nei successivi 4 fori vado a lavorare una maglia per foro e nel quinto di nuovo andremo a fare un aumento. Poi lavoreremo di nuovo 4 fori, una maglia per foro, nel quinto un aumento, di nuovo 4 fori, una maglia per foro, nell'ultimo punto che vedete siamo arrivati qui in corrispondenza dell'angolo faremo di nuovo un aumento. Ok, quindi questo è il sistema per poter lavorare, diciamo, le curve. Qui vedete che faccio l'aumento, quindi rientro nello stesso foro e vado a fare due maglie basse. Voilà, adesso proseguo a lavorare 4 maglie una per foro, poi di nuovo un aumento, 4 maglie una per foro e di nuovo un aumento. Ok, quindi completiamo la curva in questo modo. Allora, guardate, ho finito di fare il giro della curva, sono arrivata qui nel punto, diciamo, dell'angolino e ho lavorato le mie due maglie. Adesso per tutto il lato lungo fino ad arrivare qui dove inizia di nuovo l'altra curva, per ognuno di questi fori andremo a lavorare una maglia bassa per foro. Arrivati qui nella curva ripeteremo il procedimento, quindi nel foro qui dell'angolino andremo a fare due maglie nello stesso foro, poi faremo 4 maglie una per foro, poi di nuovo 2 maglie nello stesso foro, 4 maglie una per foro, un aumento, quindi 2 maglie nello stesso foro e così via fino ad arrivare all'altro angolino. Qui nell'angolino faremo l'ultimo aumento, quindi 2 maglie nello stesso foro e di nuovo tutto il lato lungo lo lavoreremo facendo una maglia bassa sola per foro. Quindi vi faccio vedere l'inizio e poi potete continuare e proseguire il giro. Quindi vedete che qui ho fatto l'aumento e adesso procedo a lavorare facendo una maglia bassa per ogni foro per tutto il lato lungo fino ad arrivare dall'altra parte dove ho l'altra curva che abbiamo già visto appunto come si fa. Ok, vedete? Quindi procediamo in questo modo. Arrivati al termine del giro, estraiamo l'uncinetto, abbiamo allargato l'asola, aspettate che mi giro così vedete meglio. Vado a inserirmi con l'uncinetto nel primo punto, prendo l'asola da cui ho estratto l'uncinetto e la faccio passare all'interno. In questo modo abbiamo chiuso il nostro giro. Una volta chiuso in questo modo la culla, andiamo a fare una catenella e voltiamo il lavoro in modo che da adesso in poi tutti i punti che andremo a fare saranno lavorati sul di fuori, ovvero il dritto del punto deve rimanere da fuori. Questa catenella è l'unica volta che la faremo, nei prossimi giri non la faremo più. E anche gli aumenti li abbiamo fatti in questo giro dei fori e d'ora in poi non ne faremo più, andremo semplicemente a lavorare le maglie così come si presentano, quindi senza più fare nessun aumento perché abbiamo messo il numero di maglie che ci occorrono, ok? Arrivati a questo punto, adesso andiamo a lavorare il punto vero e proprio della culla, ovvero dobbiamo andare a fare tutti i giri di maglia bassa per creare la parte, diciamo, proprio della culla. Adesso iniziamo il giro facendo una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi puntiamo qui, vedete, nelle asoline del punto e andiamo a fare un giro di maglia bassa prendendo appunto le due asole e andando a lavorare una maglia per punto. Come già vi ho detto, non andremo più a fare nessun aumento neanche nelle curve.
Ok? E il risultato deve venirmi questo, che è perfettamente dritto. Nel caso non fosse così e la culla tendesse leggermente a chiudersi verso l'interno, allora magari uno o due aumenti potete ancora farli, ma io vi consiglio di andare su così e non dovreste avere nessun tipo di problema, ok? La culla deve rimanere rigida e soprattutto deve salire dritta. Se questo non succede, ci sono sicuramente dei problemi, quasi sicuramente appunto legati al fatto che le maglie o ne avete troppo poche, oppure sono troppo tirate. Restano che si chiudono, ma altrimenti la culla appunto deve salire proprio bella bella rigida e soprattutto dritta, oltre che rigida, ok? Il lato deve salire dritto, non deve scendere né all'infuori né tirare verso il dentro, ma deve svilupparsi proprio dritto, vedete? Ok, poi lo vedremo meglio a giro concluso. Quindi andiamo a fare questo primo giro di maglia bassa. Guardate, sono arrivata al termine del primo giro. Adesso dobbiamo iniziare il secondo e dovremo in totale andare a lavorare 4 giri di tutto questo colore. Quindi il primo giro è questo qui, dobbiamo farne altri 3. Allora, adesso vi faccio vedere come proseguire. Non faremo più la chiusura del giro per evitare che si veda la cucitura, diciamo, di chiusura, e andremo a puntare direttamente nel primo punto del giro e andremo a lavorare una maglia bassa presa a spiga. Come probabilmente molti di voi già sapranno, anche perché è lo stesso punto che abbiamo già utilizzato nell'altra culla, nell'altro tutorial, la maglia bassa a spiga non è presa qui dove si prende la maglia bassa di solito, ma si deve infilare l'uncinetto in mezzo alle due stanghette verticali che compongono il punto, ok? Queste due V, quindi con l'uncinetto vado a infilarmi esattamente qui in mezzo, poi prendo il filo e lavoro la mia maglia bassa normalmente in questo modo, vedete? E ho fatto la prima maglia bassa del giro. Adesso proseguo in questo modo a lavorare tutti i punti. Come abbiamo già detto, non si faranno più aumenti, si lavorano i punti così come si presentano, prendendo la maglia bassa in questo modo. Vedete che si crea proprio questa piccola spiga, ok? Tutti i punti andranno presi e lavorati così. Quindi procediamo a lavorare questi 4 giri totali, quindi dobbiamo farne ancora altri 3 di maglia bassa. Allora, guardate, ho terminato e ho lavorato in totale 1, 2, 3, 4 giri, sempre girando in tondo, quindi senza fare la chiusura. Qui mi sono messa dove era il marker, mi sono messa un marker per indicare dove era la fine del giro, e infatti è qua, però come vedete non si vede la chiusura. Adesso, dopo questi 4 giri, dobbiamo andare a realizzare altri 4, però questa volta con il colore bianco. Quindi adesso vediamo come fare il cambio colore. Siete arrivati qui e chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima nel punto successivo. In questo modo, dopodiché, potete tagliare il filo e il verde lo useremo di nuovo dopo. Prendiamo il bianco, quindi come abbiamo visto prima lo prendiamo doppio, sempre un filo da fuori e l'altro da dentro. Io qui avevo già la bobina iniziata. Voilà, eccolo qui. Quindi prendiamo i due cappi, vedete, sempre in questo modo da tenere la fettuccia sempre doppia, e andiamo ad inserirci. Allora qui chiudiamo proprio tutto il lavoro in questo modo e andiamo a inserirci sempre qui nel punto, facendo sempre punto spiga, andiamo a inserirci in questo modo così e facciamo
la nostra maglia bassa e poi proseguiamo sempre a fare punto spiga, a lavorare tutti i giri, tutti i quattro giri, quindi con il bianco. Vedete? In questo modo, quando arriverete qui, puntiamo direttamente nel primo punto di nuovo e lavoreremo sempre in circolare per non far vedere il punto di chiusura, ok? Sempre come facevamo già prima col verde. Quindi procediamo in questo modo per altri 4 giri a lavorare con il bianco. Guardate che bello il contrasto, veramente stupendo. Quindi procediamo in questo modo. Guardate, ho lavorato i 4 giri di maglia bassa con il colore bianco. Adesso siamo arrivati al termine di questi 4 giri. Come abbiamo fatto prima, chiudiamo facendo una maglia bassissima e possiamo tagliare il filo e sfiliamo qui. In questo modo, dopodiché riprendiamo il colore verde perché andiamo a fare ancora un giro con il verde, quindi ci reinseriamo sempre qui lavorando sempre a doppio filo come già facevamo prima e lavoriamo sempre a punto spiga, quindi tutto come abbiamo già visto, e andiamo a fare un intero giro di verde. Dopo vedremo come andare a fare le maniglie, vi faccio vedere, però adesso facciamo ancora un giro intero, così come tutti quelli che abbiamo fatto finora, però con l'altro colore, ok? Quindi facciamo, lavoriamo i punti così come si presentano e facciamo ancora un giro intero di verde. Guardate, ho terminato di realizzare tutto il giro di verde, come vi dicevo, adesso dobbiamo andare a fare le maniglie. Allora, innanzitutto, come vedete, io ho messo un marker qua e uno da quest'altra parte. Allora, da questo marker a questo ho contato nella curva 38 punti, ok? Quindi vedete che vengo giù anche un pelino oltre la curva e ho contato 38 punti che saranno quelli che formeranno la nostra cappottina. Quindi dovete anche voi assolutamente individuare questi 38 punti da subito, ok? Devono essere ovviamente da una parte e dall'altra che arrivino pari, e li contate tutti e 38 e ve li segnate. Da questo punto in poi andremo a fare la maniglia. Io ho indicato con quest'altro segnapunto, i punti sono 8 che dovremo andare a saltare e adesso vi spiego. Quindi vedete che io qui ho già fatto il primo punto del giro nuovo, vado a lavorare i punti fino qui al marker. Così, qui togliamo il marker, lavoriamo il punto e rimettiamo il marker. Facciamo ancora un punto dopo il marker e dopodiché andiamo a fare 10 catenelle. E saltiamo 8 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Puntiamo nel nono e facciamo un'altra maglia bassa. Se la maniglia così vi sembra, diciamo, troppo corta e la volete fare più lunga, potete magari invece di fare 10 catenelle farne 12. Vediamo un po' se io ne faccio 2 in più. Vedete subito che la maniglia curva un po' di più, sì, mi piace decisamente di più. Quindi ho fatto 12 catenelle e poi, ripeto, saltiamo 8 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado nel nono, che è dove mi ero messa il marker, e faccio di nuovo una maglia bassa per chiudere. Voilà. Qui ci passa, vedete, agilmente una mano. Adesso dopo gli faremo il giro che la farà stare un po' più pomposa. Adesso prendiamo a lavorare di nuovo tutte le maglie basse fino ad arrivare nell'altro lato.
dove abbiamo messo il nostro marker, ma prima di arrivare qui dovremo di nuovo fare l'altra maniglia, quindi di nuovo le 12 catenelle, saltiamo gli 8 punti e poi ci chiudiamo qui facendo una maglia bassa e terminiamo tutto il giro fino ad arrivare quindi dall'altro lato dove è il nostro inizio, passiamo anche qui, lavoriamo tutto il giro completo fino a tornare appunto dalla parte iniziale. Allora guardate, ho fatto le due maniglie, ho terminato il giro di maglia bassa e adesso sono di nuovo qui e dobbiamo andare a rinforzare la nostra maniglia. Allora, per fare questo andiamo a puntare all'interno delle catenelle, quindi non nel punto ma puntiamo proprio qui nell'arco che abbiamo creato e andiamo a fare tante maglie basse quante servono per renderla bella rigida e farla stare in forma. Quindi andiamo a fare tante maglie basse in modo che restino belle pressate e non andiamo a contare i punti, cioè non andiamo a mettere 12 una per catenella ma ne mettiamo anche di più, l'importante appunto è che siano belle compatte e che rendano la nostra maniglia rigida e formosa. Allora, quindi vedete, io ho fatto così, ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ho messo 15 punti e vedete che la mia maniglia sta subito bella rigida ed è tutto un altro discorso perché sta proprio in forma rispetto a questa qua di prima, ok? Sono fatta solo con un giro, quindi questo passaggio è fondamentale per irrobustire e rendere anche esteticamente più bella la nostra maniglia. Dopodiché puntiamo di nuovo nei punti e andiamo a fare tutto il giro a maglia bassa. Quindi esattamente come sempre prendiamo a lavorare le maglie come facevamo prima, quindi facciamo tutto il giro, arrivati di qui nella maniglia facciamo lo stesso lavoro che abbiamo appena visto e poi completiamo il giro fino ad arrivare qui dove abbiamo terminato il giro intero, ok? E dopodiché abbiamo finito diciamo la base della nostra culla e partiremo a realizzare la capotta. Guardate, a me il risultato soddisfa molto, sta perfettamente in forma ed è rigida, viene su bella dritta come potete vedere, quindi siamo pronti per terminarla e fare poi la capottina. Allora guardate, ho terminato il giro qui e ho tagliato il filo, qui ho la codina da far passare e questa è diciamo la base terminata, abbiamo terminato anche il giro delle maniglie e tutto quanto. Adesso dobbiamo solo più andare a fare la cupola. Allora la cupola la iniziamo dalla parte opposta a dove abbiamo qui la chiusura del giro, quindi se qui abbiamo la chiusura del giro noi giriamo la culla tutta dall'altro lato e la inizieremo da questa parte, ok? Proprio qui dove abbiamo il marcapunto che è esattamente il punto prima dei manici, quindi i nostri 38 punti che vi dicevo all'inizio di calcolare vanno esattamente da un punto prima dei manici a un punto prima dei manici dall'altra parte, ok? Quindi adesso prendiamo il colore bianco, lo mettiamo di nuovo doppio come abbiamo lavorato tutta la culla con la fettuccia doppia e andiamo a inserirci nel punto, sempre punto spiga, mi inserisco esattamente, vedete, un punto appena il punto vicino ai manici, mi inserisco con l'uncinetto, vado a fare il punto e faccio una catenella in questo modo, dopodiché vado nel punto a fianco e lavoro la mia maglia bassa normalmente e così via per tutti i punti fino ad arrivare dall'altro lato. Allora, guardate, ho terminato tutto il giro della cupola, sono arrivata proprio qui fino attaccato ai manici, quindi se contate avrete sicuramente anche voi 38 punti, no? Che poi sono quelli che abbiamo evidenziato prima. Allora, una volta contati questi punti e arrivati qui, andiamo a tagliare il filo e chiudiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare il giro dall'altra parte. Perché facciamo questo e non lavoriamo i giri di andata e ritorno? Perché facendo i giri di ritorno, diciamo, il dritto del punto starebbe dalla parte dentro, quindi si vedrebbe un pochettino la discontinuità del dritto e rovescio del punto, ok? Un giro sarebbe a dritto, un giro a rovescio, un giro dritto, un giro a rovescio. E quindi questo può far sì che la cupola non
non resti proprio perfetta. Andiamo invece a lavorare ogni giro incominciando sempre dalla stessa parte, in modo da assicurarci di lavorare il dritto del punto, diciamo, sempre verso l'esterno, che si veda da fuori, ok? Quindi dobbiamo sempre lavorare così, in modo che il nostro punto resti da fuori. Per questo prima vi ho fatto girare e iniziare a lavorare la cupola dall'altro lato, ok? Quindi adesso di nuovo iniziamo a lavorare, quindi prendiamo il nostro, sempre il nostro filo messo doppio, ci inseriamo di nuovo qui nel primo punto, esattamente come abbiamo fatto prima, quindi così, e poi facciamo una catenella e dopodiché andiamo a lavorare di nuovo tutti i punti così come si presentano. Dobbiamo andare a fare ancora due giri, quindi questo è il successivo, senza né aumenti né diminuzioni, ma lavorando i 38 punti così. L'unica cosa che vi faccio vedere è che qui abbiamo le codine, diciamo, di dove abbiamo iniziato il giro prima, come le abbiamo dall'altro lato, e cerchiamo di nascondere nella lavorazione per non dover far passare tutti i fili dopo, dato che sono veramente tanti. Quindi vedete che io li incorporo così all'interno del punto e vado a lavorare le maglie facendo già passare i fili, come un po' la stessa tecnica che si usa quando si lavorano, diciamo, i doppi colori, ok? Faccio passare le file in questo modo mentre faccio le maglie, le mie maglie basse, e poi se ne resta un'eccedenza l'andremo poi a tagliare con le forbici. Ad esempio qui, esatto, mi è rimasta una piccola codina, quindi tiro ben bene e poi dopo vado a tagliarle via, ok? Però vedete che da dentro le abbiamo fatte passare e non le abbiamo più, così dopo non ci restano tutti i fili, ma andiamo direttamente a farli, a inglobarli nella lavorazione, così resta già un lavoro fatto, ok? Quindi adesso lavoriamo i punti così fino al termine del giro per far passare la codina dall'altra parte. Adesso ve la farò vedere, quando arrivate qui a qualche punto prima ve la incorporate in questo modo e la lavorate, ma ve lo faccio vedere appena arriviamo dall'altro lato. Quindi incominciamo a lavorare tutti i nostri punti. Allora, come vi dicevo, per far passare i fili, una volta che siete arrivati verso la fine, prendete la vostra codina, la allungate in questo modo da incorporarla nei punti. Vedete che io l'ho presa insieme e vado poi a lavorare le maglie basse facendola passare in questo modo, ok? Quindi dobbiamo proseguire così per inglobare e far passare, diciamo, la fila. Nel caso qualcuno di voi non volesse fare tutto questo procedimento, diciamo, di tagliare il filo ogni giro della cupola e ricominciare dallo stesso lato, si può fare anche il giro di andata e ritorno, non è sbagliato. In un altro tutorial di un'altra culla io infatti faccio vedere a fare la cupola così a righe di andata e ritorno. C'è questa unica cosa che effettivamente potrebbe non risultare così perfetta, proprio perché c'è questo discorso che vi ho detto prima del dritto e rovescio del punto. Facendola che la iniziate sempre dalla stessa parte tagliando il filo, non avete questo problema e la cupola deve salire per forza di cose regolare e perfetta, come dicevo prima. Quindi voilà, vedete che ho terminato il giro, ho inglobato tutto il filo che non ho più niente, adesso tagliamo. Ho poi il filo di questo giro qui poi da inserire, andare a pizzicare insieme. Intanto giro di nuovo dall'altra parte, riniziamo e facciamo di nuovo un giro, come abbiamo detto, il terzo e ultimo, che andiamo a fare senza le diminuzioni, diciamo. Poi dal prossimo giro inizieranno, quindi lavoriamo ancora questo terzo giro nel nostro stesso identico modo, ok? Allora, per il prossimo giro iniziamo sempre quindi andando a inserirci qui nel modo che abbiamo già visto, voilà, e poi andiamo a lavorare, oltre al primo punto che è questo qui che abbiamo appena fatto, altri 5 punti.
Quindi abbiamo un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Fatti questi 6 punti, dobbiamo andare a fare la prima diminuzione. Quindi il punto successivo lo saltiamo e andiamo a puntare direttamente in quello dopo. Quindi non puntiamo qui, ma andiamo a puntare direttamente nel punto dopo. Facciamo la nostra maglia bassa e poi tiriamo ben bene e vedete che abbiamo saltato il punto e fatto la prima diminuzione. Adesso lavoreremo tutte le maglie seguenti così come si presentano fino ad arrivare a 7 maglie dal fondo, dove la settima maglia la salteremo e poi lavoreremo le ultime 6, ok? Esattamente come abbiamo fatto qui, dovremo fare dall'altra parte le ultime 6 maglie lavorate e la settima saltata. Ok, quindi procediamo in questo modo e a fine del giro ci ritroveremo con un totale di 36 punti. Adesso guardate, contiamo che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il punto che dobbiamo saltare, quindi andiamo a lavorarne ancora uno. Dopodiché saltiamo il successivo e andiamo a lavorare gli ultimi, ok? Quindi qui dobbiamo poi inglobare anche le codine e andiamo a lavorare gli ultimi punti. Quindi abbiamo fatto la seconda e ultima diminuzione di questo giro e voilà, completiamo in questo modo. Quindi abbiamo un totale di 36 punti perché abbiamo fatto 2 diminuzioni, quindi siamo passati da 38 a 36 maglie. Adesso vediamo come proseguire. Qui sempre stacchiamo il filo e riniziamo dall'altro lato. Siamo al quinto giro, quindi andiamo sempre a inserirci qui, quindi facciamo sempre il nostro ingresso più una catenella e poi andiamo a lavorare i successivi 5 punti. Quindi contando dall'inizio abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Adesso il settimo di nuovo lo saltiamo, quindi non andiamo a puntare qui ma andiamo a puntare in quello dopo e andiamo a fare una diminuzione. In questo modo. Adesso lavoriamo i successivi 6 punti di nuovo. Quindi dopo aver fatto la diminuzione che ce l'avevamo qui che si vede, abbiamo fatto 3-6 maglie. Dopo queste 6 maglie il settimo punto lo salto, quindi vado a puntare in quello dopo e faccio la seconda diminuzione del giro. Voilà, a questo punto ho lavorato la prima maglia di altre 8 che devo andare a lavorare, quindi ne dobbiamo fare ancora 7 perché una l'abbiamo già fatta. Quindi vedete che dalla seconda diminuzione abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie. Adesso di nuovo ne saltiamo una, quindi salto la successiva, vado in quella dopo. E abbiamo fatto la terza diminuzione. Adesso dobbiamo ancora farne una, quindi adesso lavoreremo 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il settimo punto lo saltiamo e poi lavoriamo gli ultimi 6 punti. Ok? Quindi adesso lavoreremo ancora altre 5 maglie, poi saltiamo l'ultima, facciamo l'ultima diminuzione. Al totale del giro dovremmo avere 32 maglie.
Allora, ho iniziato il sesto giro della cupola, e ho lavorato le prime 6 maglie basse. Poi, esattamente come abbiamo visto prima, andiamo a saltare il punto successivo, quindi il settimo punto lo saltiamo e dopodiché riprendiamo a lavorare altre 6 maglie. Vedete che la nostra cupola pian piano si sta stringendo, ok? Quindi questa è la prima delle nuove 6 che andiamo a realizzare. Quindi se contiamo la diminuzione qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso nuovamente ne saltiamo una e andiamo a lavorare 4 maglie. Quindi una maglia che è questa più altre 3. Voilà, a questo punto saltiamo un altro punto, quindi questo punto qui lo saltiamo, andiamo nel successivo e lavoriamo altre 6 maglie basse. A questo punto facciamo l'ultima diminuzione, quindi l'ultimo punto che saltiamo e andiamo a lavorare gli ultimi 6 punti del giro. Ok? Al totale, alla fine avremo un totale di 28 maglie basse. Ok? Quindi lavoriamo fino al termine le maglie così come si presentano. Allora, ho iniziato il settimo giro e sono andata a fare i primi 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso nel sesto facciamo una diminuzione, quindi saltiamo il sesto punto, andiamo a puntare direttamente in quello dopo. Voilà, da qui facciamo altri 5 punti, quindi 1 l'abbiamo appena fatto, 2, 3. 4 e 5. A questo punto facciamo una diminuzione, quindi saltiamo il prossimo punto, andiamo in quello dopo. E poi a seguire andremo a fare, tiriamo ben bene perché la cupola si chiuda, vedete che si sta arrotondando. Adesso andiamo a fare 4 punti, quindi uno l'abbiamo già fatto, 2 3, 4, 4 punti e facciamo una diminuzione. Salto un punto, vado nel successivo. Voilà. A questo punto andiamo a fare un punto che ce l'abbiamo già fatto, 2, 3, 4, 5, dove avevamo già la diminuzione nel giro precedente, ne facciamo un'altra e lavoriamo gli ultimi 5 punti finali. Questo è per concludere il giro, al totale del quale avremo 24 punti. Ottavo giro, ho iniziato lavorando i primi 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso andiamo subito a fare una diminuzione, quindi puntiamo non nel punto seguente, ma in quello dopo ancora. In questo modo. E poi andiamo a lavorare 6 punti, quindi uno l'abbiamo già lavorato, andiamo a lavorare i successivi. Abbiamo lavorato 6 punti, ora facciamo una diminuzione qui, in questo modo. Andiamo a lavorare i successivi 6 punti, quindi uno è già questo, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo una diminuzione e terminiamo lavorando gli ultimi 5 punti. Allora, iniziato l'ottavo giro, ho lavorato i primi 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso vado a fare una diminuzione. A questo giro faremo solo 2 diminuzioni, quindi una è questa, la prima. Dopodiché lavorerò 12 punti fino ad arrivare qui, farò una diminuzione dopo i 12 punti e lavorerò gli ultimi 5 punti finali. Ok? Quindi le diminuzioni sono semplicemente 2 e il totale dei punti al termine di questo giro è 22 punti. Quindi adesso mi raccomando, lavorate altre 12 maglie, quando siete qui fate una diminuzione e poi lavorate le ultime 5 dall'altro lato.
Allora, il nono giro l'ho iniziato facendo 5 maglie basse. Adesso, come abbiamo già visto, andiamo a fare una diminuzione, quindi salto il prossimo punto e vado nel successivo e faccio una maglia bassa, una, a seguire ne faccio altre due. Voilà, una diminuzione, quindi il punto successivo lo saltiamo, quindi questo punto lo saltiamo, andiamo in quello dopo e facciamo questa maglia bassa più un'altra. Voilà, saltiamo il punto dopo e andiamo a fare 3 maglie basse. Ultima diminuzione qui e poi lavoriamo gli ultimi 5 punti del giro. In totale abbiamo 18 punti. Allora, il prossimo giro, il decimo giro, ho fatto sempre le nostre 5 maglie iniziali, vedete, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso vado a fare una diminuzione, quindi salto un punto, vado nel successivo. Voilà, a questo punto lavoriamo 6 maglie, compresa la prima che abbiamo già fatto. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo gli ultimi 5. Al termine del giro abbiamo 16 maglie. Siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, ho iniziato l'undicesimo giro e sono partita facendo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto andiamo a saltare il punto successivo, quindi il settimo punto lo saltiamo. Lavoriamo la maglia bassa successiva, mentre quella dopo ancora, questa qui, lo andiamo a saltare e concludiamo lavorando le ultime 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo il giro lavorando le ultime 6 e saltando il punto seguente. In totale, al termine del giro, ci ritroveremo con 14 punti. Ultimo giro, andiamo a inserirci ancora una volta qui, a inizio del giro. Andiamo a lavorare i primi 6 punti. Voilà, saltiamo questa volta i 2 punti centrali, quindi li saltiamo entrambi e andiamo a lavorare gli ultimi 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi saltiamo interamente questi 2 e andiamo a fare gli altri. Fatto anche questo, che era l'ultimo giro, ci ritroviamo con un totale di 12 punti. Allora, ho tolto l'uncinetto e ho allargato bene l'asola, entro dalla parte opposta, guardate bene, faccio entrare il filo da questa parte, lo faccio scorrere, dopodiché allunghiamo il nostro cappio ben bene e tagliamo una gugliata un po' lunga di filato che facciamo fuori uscire. In questo modo. Dopodiché entriamo di nuovo in un'asolina da una parte e in un'asolina dall'altra, prendiamo questa gugliata di filo che abbiamo tagliato e facciamo scorrere e facciamo passare il filo
prima da una parte e poi dall'altra per unire le due parti. E voilà, abbiamo terminato la nostra cupola. Guardate che è proprio bella tonda, è rimasta perfettamente rotonda. E adesso vi faccio vedere appunto come rifinire il bordo, perché così non è molto bello. Andiamo a rifinirlo. Guardate che bello il risultato della cupola, sta perfettamente rigida. Vedete che è proprio, sì, vabbè, se la piego così ok, però lei sta molto bella rigida, su, dritta. E adesso vediamo, e anche qui dietro con le diminuzioni fatte in questo modo e facendo i giri che iniziano sempre dallo stesso punto, il risultato è molto bello, ok? Adesso vi faccio vedere a rifinire questo lato. Allora, per la rifinitura procediamo in questo modo: entro nel secondo punto, vedete, bianco, non nel primo ma nel secondo punto dove abbiamo iniziato a lavorare la culla, ho il mio filo qua, lo estraggo in questo modo e poi vado a tirare e fare una diciamo maglia bassa, e qui faccio anche una catenella. Ok, dopodiché entro nel punto corrispondente sopra a fianco, sempre aggancio il filo, allungo e vado a fare un secondo punto, vedete, in questo modo, poi punto nel punto a fianco e proseguo così a fare questi punti, diciamo, allungati e di rifinitura. Quindi puntiamo sempre nel secondo punto della culla, diciamo, della cupola della culla, e poi allunghiamo e facciamo queste maglie basse allungate in questo modo come punto di rifinitura. Quindi procediamo in questo modo, vedete che l'abbellisce subito, fino ad arrivare dall'altra parte. Allora, terminato di fare tutto il giro, diciamo, di bordatura della cupola, adesso come ultimo giro di rifinitura andiamo a fare tutto un giro a maglia bassissima. Quindi puntiamo in tutti i punti, anche qui passeremo attorno alle maniglie, attorno a tutto il, proprio tutta il perimetro della nostra culla, e andremo a fare un giro di maglia bassissima con il bianco, quindi in colore in contrasto. Vedete che proprio punto in tutti i punti e faccio un giro di maglia bassissima. Quindi procediamo lungo tutto il perimetro fino ad arrivare dall'altra parte. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la culla, questo è il risultato finale. Ho fatto le guarnizioni, ovvero queste due nappine, una per colore, che ho attaccato da una parte e dall'altra dei manici. Adesso vi faccio vedere velocemente come si fanno. E poi qui ho realizzato un fiocco di stoffa bianco, dove al centro sono andata a cucire una striscia di fettuccia verde, proprio la fettuccia aperta, l'ho cucita così per richiamare dello stesso identico colore, perché non volevo usare il nastro di raso, dato che il colore cambiava leggermente e non mi piaceva. Quindi ho ripreso, diciamo, la fettuccia e ho fatto il fiocco in questo modo. Inoltre all'interno sono andata a fare il cuscino rivestito di stoffa bianca e il materassino, vedete che ho adagiato già qui all'interno. Quindi questo è il risultato della culla finita, sono veramente molto soddisfatta del risultato, mi piace tantissimo. Come potete vedere, la culla è bella rigida e stabile, anche la cupola sta proprio bene in forma, e sono veramente soddisfatta del risultato. La fettuccia anche era, questa fettuccia qui era la prima volta che andavo ad utilizzarla e mi è piaciuta tantissimo come resa, veramente, veramente mi è piaciuta. Quindi il risultato finale è molto buono secondo me. Ah, dimenticavo, non vi ho fatto vedere la nappina. Allora, per fare queste nappine, molto semplicemente, si prende della fettuccia, un cartone, fate finta che la mia mano sia il cartone, e si avvolge la fettuccia tante volte, un cartone lungo 10-15 cm, in base a quanto volete fare lunga la nappina, ok?
fate finta, ripeto, che la mia mano sia il cartone, avvolgete in questo modo i fili, dopodiché li prendete così, al fondo li tagliate con le forbici, qui in cima invece lo chiudete in questo modo, prendete un filo e lo girate qui attorno così per fargli il cappio di chiusura. Ok, quindi qui zam, tagliamo qui il cappio di chiusura che poi andiamo a fermare, e qui all'interno, ve lo faccio vedere dal vero, quindi questo che poi potete andare a legare, a cucire e a fermare in questo modo, e avete la vostra mappina. Qui al fondo abbiamo detto che andiamo a tagliare, in questo modo, dopodiché prendete un altro pezzettino di fettuccia, lo fate passare qui all'interno e lo legate. In questo modo, poi lo girate facendo in modo che il nodo resti qui e non si veda, e avete il vostro cappietto. Il cappietto lo andate qui ad avvolgere attorno al manico, fate passare la mappina all'interno e voilà, ecco che l'avete fatta. Poi ovviamente il cappietto lo sono fatto troppo lungo, la mappina non è regolare perché non ho usato il cartone, ve l'ho fatta vedere così molto velocemente come si fa. Comunque in questo modo potete realizzarlo anche voi con la fettuccia del colore che avete realizzato la culla, quindi se vi fa piacere anche voi appendere le mappine in questo modo. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se provate a realizzare la culla, mi raccomando, aspettiamo sul gruppo di Facebook Marina Miconcinettina e le foto. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere seguirmi. Un bacione e a presto. Ciao!